Gara 4, signori, un mese di playoff. Piace, si è amiciato ora e invece niente, siamo belle, a un mese. Benvenuti, bentrovati, bentornati Golden State Warriors contro Philadelphia 76ers nella sfida di oggi. I Sixers sono riusciti settimana scorsa a battere i Detroit Pistons, che erano in scia aperta, sembravano la squadra destinata ad arrivare in fondo come l'anno scorso. Invece, Matteo è riuscito a farli fuori e oggi se la vedrà con Giovanni. Posso subito dire una cosa che riguarda Giovanni, che secondo me ha avuto molto coraggio e quindi va sottolineato, perché Giovanni, lo vedete lì scritto piccino, aveva la testa di serie numero 3, quindi in teoria avrebbe potuto prendere una squadra un po' più alta, no? In classifica, per giocare meno partite e quindi avere meno strada da fare per arrivare alla vetta. Invece ha scelto la squadra che... Reputava più forte e che se volete un mio parere personale è più forte che però è, era abbastanza giù in classifica e quindi inizia il proprio percorso in gara 4. Questo significa che eventualmente per vincere l'anello dovrebbe battere oggi Philadelphia, settimana prossima battere i Celtics, poi battere i Bulls, poi battere i Lakers e poi battere O'Hazy in finale. Non è facile, non è facile. Però è una scelta coraggiosa che secondo me va sottolineata. Nel frattempo si era abbonato The Legal Way 10, lo saluto, lo ringrazio di cuore, quindicesimo mese, dice Di Giulio Maria. Eh, non, non è che dice, eh, ha, ha utilizzato capito l'emoji di, di Giulio Maria. Bene. Molto bene. Vi faccio vedere il roster. Così sa subito un'idea della situazione. Allora, questi sono i Philadelphia 76ers che giocheranno fuori casa. The Answer 35 minuti, Al Greer, Dolph Chase Sven Schulz 33 minuti dalla piccola, Embiid da 4 e Moses Malone da 5. In panchina Will Chamberlain, sesto uomo con 32 minuti, Ben Simmons 25 minuti dopo l'exploit di settimana scorsa e il dottore Julius Irving con 20 minuti. Rotazione a 8 elementi. Quindi rotazione horta come garba a me, eh? questo va sottolineato, e poi ci sono invece i Golden State Warriors. Che signori, preparatevi perché sono forti, io vi dico: sono forti, Steph. Clay Thompson, Kevin Durant Draymond Green e Will Chamberlain intanto per no per gradire e per capire subito a che punto siamo dalla panchina Chris Mullen 15 minuti, Jason Richardson ne so curiosissimo di vederlo settimo uomo 13 minuti poi Tarmond, Babbo Quadro e Rick Berry. rotazione a 10 elementi in cui non hanno trovato posto Iguodala Baron Davis, insomma tutta gente forte però ragazzi questi è sono forti tutti, quindi c'è poco da fare. Si esce senza salvare perché io ho già salvato. Quindi, 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 qui ci siamo. Partita veloce. Allora, qui se mi riesce, si fa roster creato dall'utente e si va a ricaricare i playoff che sono qua. E poi in casa si mettono i Golden State Warriors. Allora, Golden State Warriors all-time e di qua si mettono i Philadelphia 76ers, almeno per adesso direi Philadelphia 76ers all-time, no, io spero in generale che rimangano. Ehm, se ci abbiamo Giovanni e Matteo, Giovanni l'ho visto, Matteo mi sembra, sì ho visto anche Matteo, avete preferenze sulle maglie? Eh, io ve le scorro voi mi dite se avete preferenze per me è uguale se no scelgo io senza problemi basta che non scegliate questa questa non si vuole scegliere perché è inguardabile eh, allora Giovanni dice fai te Matteo preferenze tanto le sto scorrendo bah. questa secondo me non è malvagia Fu io, allora se fu io andiamo con questa nera per i Sixers. E di qua e di qua e di qua, sicuramente, sicuramente, sicuramente. Aspetta, eh, se la ritrovo. Io volevo quella di Jason Richardson, ma non c'è. Come mai non c'è? Ma guarda, quella era bella, non ce l'hanno messa? Queste, queste qui, questo, questa lista. È, 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 eh, Aspetta, eh? Questa, questa, questa. Assolutissimamente questa. Bene, signori, siamo pronti. A questo punto non c'è da aspettare nulla. Sicché si può andare. Golden State Warriors contro Philadelphia 76ers, gara 4 dei playoff del torneo dei sub. Nel frattempo, se è abbonato Armelo Save, 59, quarto mese, lo saluto, lo ringrazio di cuore, dice ciao a tutti dalla spiaggia del Lido di Venezia e buoni playoff. Io ignoravo il fatto che a Venezia ci fosse il mare, però eh, il Lido di Venezia sarà probabilmente capito. Ma è inutile rinforzare le mie doti, eh ma Stephen Curry eh ma Stephen Curry io ho un grosso problema. Stephen Curry Arresto e tiro tre punti. Pronti via neanche 5 secondi. Eh, Leonardo Grey, in il frattempo, si era abbonato. Quindicesimo mese, saluto, ringrazio di cuore dice un saluto da Livorno. Livorno invece so come è fatta perché ci sono stato. Venezia è sul mare eh, esatto, sì. In effetti Venezia è sul mare, se non l'acqua come ce la portavano? No, lo so, questo fino a qui ci arrivavo, però ignoravo che ci fosse la spiaggia, capito? era la spiaggia che non perché io sono abituato a vedere Venezia o oh, le case nell'acqua e tutto, ma la spiaggia no. Vabbè, comunque nel frattempo si è visto una tripla di Steph, un jumper dalla media di Di Enzo e un canestro di Will Chamberlain. Direi, direi che la cosa, no? È cominciata bene. 5-2 per i Golden State Warriors. Mi aspetto un po' eh attenzione a Stephen Curry. Attenzione a Stephen Curry, bada a Draymond Green come riceve profondo. Ribaltamento KD, su di lui c'è Embiid. Ma queste marcature, ragazzi, sono sartate tutte completamente per eh, i Philadelphia 76ers. 5-2, attenzione agli Warriors. Bada il movimento Ivers. Anzi, quello in realtà era il movimento McGreddy col pallone dietro la schiena, mentre ti crei lo spazio per i jumper. Perché Embiid sta così perimetrale? perché 4 forse, Schulze col tiro dalla media, ragazzi, Sven Schulze è un uomo da playoff, 4, Philadelphia 76ers, 5 per i Golden State Warriors. Che è successo il sondaggio? L'ho letto ora il sondaggio, scusate, non avevo visto Mega Ultrapollo 0-2. Che è successo? Siamo indietro con il sondaggio, quanto manca? Però ancora, tanto la partita siamo in primo quarto, secondo me si può andare uguale, no? Penso di sì anche perché se no eh, siamo... non so quanto avete messo io il sondaggio non lo, non lo gestisco da qui non lo vedo da qui Stephen Curry per Will Chamberlain dal palleggio trovato Durant che riapre per Draymond Green a giocare da point forward arriva Clay Thompson ricezione 3 punti 4 anelli ma 2 ferri 4 per i Philadelphia 76ers 5 per i Golden State Warriors ma Philadelphia ha il pallone tra le mani sale in bid e riceve accoppiato contro eh, Draymond Green, questa è una bella sfida in uno contro uno Malone dentro il pallone per Embiid ci mette la mano Draymond Green poi recupera Durante Embiid sull'aiuto di Chamberlain, va a sbagliare hai capito Joel Embiid eh? quando, arriva, quando arriva Will Chamberlain eh? Stephen Curry ancora sul blocco, altra tripla seconda. Eh, ma sembra mandato questo pallone come la vedo lunga io questa, questa run playoff contro questi Telecomandato è sembrato qui, pallone 3 punti di Stephen Curry, 2 tiri, 6 punti ci riprova Allen Iverson. E questo però mi sembra un Allen Iverson diverso rispetto a quello di settimana scorsa, forse sente il confronto diretto con Stephen Curry. Per ora, un bellissimo duello: 5 punti di Answer, 6 punti Stephen Curry. Draymond Green esce Clay Thompson, secondo tiro, seconda tripla, secondo errore per Clay Thompson, rimbalzo di Joel Embiid Clay Thompson, Greer a gestire la mezza transizione, blocco di Schultz, blocco di embid ancora Greer, Sale, Moses, Malone sono pronti anche un po' di Hambi a entrare dalla panchina Iverson sotto per Embiid spalle a canestro contro Draymond Green si butta indietro e sbaglia attenzione perché Draymond gli sta entrando sotto pelle a Embiid che per ora è rimasto molto succursale alla partita tentativo di alley-oop Stephen Curry-Will Chamberlain che tendenzialmente è una buona idea ma qui arriva la palla persa e punisce dall'altra parte di Enswer che mi sembra proprio in versione di Enswer 9 Sixers 8 Warriors scatenato Allen Iverson in questo primo quarto e siamo, mancano ancora due minuti abbondanti, Clay Thompson. Ci vuole quasi riprovare, poi riapre per Stefan Curry che sta tirando il 100% dal campo, ci riprova, tre punti contro Iverson, l'errore rimbalzo di Sven Schulze, 9 Sixers, 8 Warriors. Vediamo se Iverson attacca ancora, stavolta è finito accoppiato contro Durant, arriva Embiid da fuori dalla linea del tiro a tre punti, poi Schulze nell'angolo per Greer, si vuole tornare sotto da Embiid arriva stavolta la virata sul fondo e poi l'appoggio ma l'errore perché... Draymond Green fa ottima guardia contro Joel Embiid. E questo per ora è il duello che sta decidendo la partita. Anche se Philadelphia resta avanti di uno, Durant sotto per Chamberlain è difficile tenerlo in quelle situazioni. Si gira, si svita, s'appoggia. Due di Wild Stilt contro Al Greer. Applaudono sia Jason Richardson che Chris Mullin dalla panchina. Gli Warriors tornano avanti 10-9. E siamo al primo timeout della partita. Per ora sono viste delle belle cose, devo dire, da una parte e dall'altra. Eh, visto come ha giocato Golden State, mi sarei aspettato Philadelphia più in difficoltà. Hanno pagato le percentuali di Clay Thompson, probabilmente, gli Warriors. È entrato Ben Simmons nel frattempo, Primo a prima apparizione nella partita. Su di lui c'è Jason Richardson, però Jason Richardson... Ma non è Jason Richardson quello? Carmelo. Achille, Babbo Quadro, è Babbo Quadro che va a, a guadagnarsi subito il fallo. Attenzione, fallo di envidia. Che sta giocando una partita al limite dell'indecoroso. Babbo Quadro contro Ben Simmons. Dai blocchi sale Durant. Non si è visto per ora Durant nella partita. qui gli lasciano il quarto di campo per giocare l'uno contro uno contro Moses Malone. Chiaramente ha un altro passo. Va in fondo, segna, subisce anche il fallo di Moses Malone. E ci avrà un tiro libero fondamentale perché è il primo tentativo di allungo nella partita per i Golden State Warriors. Avanti 13-9. E guarda caso avviene proprio nel momento in cui è uscito eh, Allen Iverson. Fallo di Babbo Quadro su Ben Simmons. Forse... E Simmons, no, penso di no, penso che il gioco non arrivi a tanto, però sarebbe bello vedere un E Simmons. 40 secondi alla fine del primo quarto. Simmons per Algrir, ci prova da tre punti e segna Algrir, Giocatore cattivissimo, tignosissimo, 12 Sixers, 13 Warriors, riuscito il mini break e ci sarà ancora un paio d'azioni, una di qua e una di là. Babbo quadro, blocco di Tarmond, esce Jason Richardson da quest'altra parte. Durant, primo tiro della partita di Heidi. Ragazzi, questi hanno un arsenale da tre punti preoccupante. 16 Warriors sulla prima tripla di Kevin Durant. E per ora sono d'accordo con la chat: sta mancando tantissimo. Joel Embiid, ora si vanno a vedere anche un po' le statistiche. Ultimi 10 secondi al Greer, il blocco di Chamberlain, vediamo se innesca il gioco a due. Si esce con Ben Simmons, attenzione la tripla. No! Ancora cinese! Cinese! Ma perché? Cinese! Ma due su due! Ma cinese! Ma perché? Ma com'è possibile tutto questo? Ma che cosa si sta vedendo? Ma 80 euro! L'ho appena speso in settimana io, per il gioco nuovo, perché? Perché? Io, io, io non ho parole. È la versione estiva di Simmons, quella che segna sempre da 3 nei video degli allenamenti, dice Mega Ultrapollo. E io mi rendo conto che siamo a luglio inoltrato, ma, ma non è realistica questa cosa. 6 di Durant, 6 di Stephen Curry, 4 di Chamberlain e da quest'altra parte 7 di Iverson col 100% dal campo e poi la tripla di Ben Simmons. N non lo so, però ci abbiamo in bid 0 su 3 in compenso con una palla persa. E per ora sì, Ben Simmons sta tirando molto meglio di Clay Thompson, non solo nella partita ma proprio nella sta in stagione, perché settimana scorsa aveva 1 su 1 e eh, quest'anno eh, vabbè. Vediamo, è tornato Iverson che si prende e lui la sbaglia, giustamente, perché Allen Iverson da tre punti sbaglia, mentre Ben Simmons no. Però segue Will Chamberlain che nel frattempo è entrato dalla panchina al rimbalzo e quindi, ispirati da Ben Simmons, i Sixers sono avanti. Prova a riuscire durante, sbaglia, rimbalzo di Chamberlain. Chamberlain, secondo me, questo fatto di, di farlo uscire dalla panchina sicuramente ti dà tantissimo poi quando entrano i secondi quintetti, però è un po' sprecato perché onestamente sta facendo un campionato incredibile. L'errore di Schulz, il rimbalzo di Tarmond e quindi Golden State che si riporta avanti, ancora con Babbo Quadro che gestisce, attacca di prima intenzione contro Schulz canestro al tabellone di Babbo Quadro, ancora sorpasso e controsorpasso da una parte e da quell'altra. 17-18. Attenzione perché Ben Simmons si prende un altro jumper stavolta dalla media e quindi Warriors più uno e palla in mano. Attenzione a Jason Richardson sotto Babbo Quadro contro Simmons. Ragazzi, Babbo Quadro sta giocando una partita allucinante eh? contro la difesa di Ben Simmons, al quale deve tanti centimetri, boh, non lo so. 17-20 il più 3 per i Golden State Warriors blocco di Chamberlain Iverson vuol giocare a due scarica però forse con qualche attimo di ritardo si deve ricostruire allora dai dottore contro Mallin. prova ad attaccarlo un paio di... io andrei da Simmons nell'angolo tutta la vita e invece si va da Sven Schulze che si prende il jumper dalla media. Eh, ma questo è un giocatore vero, questo è un giocatore solido. Canestro di Schulze, 19-20. Siamo ai playoff. Sono tutte squadre fortissime, lo si sta vedendo. Sono tutte partite molto tirate. Dai blocchi Chris Mullin è un tiratore assoluto. Tira, segna, ne mette tre. E ragazzi se gli Warriors cominciano a costruire tiri da tre punti, oltre a quei tre titolari dalla panchina, c'hanno gente tipo Chris Mullin, c'hanno gente, ma anche Berry, cioè è, è complessa giocarci. Il recupero difensivo di Mullin... Che poi attacca contro il dottore qua giù nell'angolo ci sarebbe Durant. Si prende il tiro, lo sbaglia. Rimbalzo di Will Chamberlain. Filadelfia. È una squadra comunque tignosa, cattiva e aggressiva. Lo dimostra Ben Simmons: che pesca Sven Schulze per il meno 2-21-23. Quando siamo di fatto alla metà, poco più del secondo quarto. Dai blocchi Durant ci riprova, ma è, è, è un tiro al, al piccione per i Golden State Warriors. Tirano molto, anche giustamente da tre punti e chiaramente sono molto attaccati anche alle percentuali. Attenzione a Simmons fino in fondo. Con gli stivali delle sette leghe si è già preso tre tiri in, nella partita, la tripla segnata, la penetrazione segnata e poi il jumper dalla media sbagliato. Pari, quota 23, impatto clamoroso di Ben Simmons dalla panchina Come sempre nella maniera assolutamente più immotivata della vita Questi è Rick Barry, nel frattempo è entrato, è tornato anche Clay Thompson Vediamo se si sblocca Clay dopo E eh, attenzione, catch and shoot dall'angolo di Clay Thompson E direi che si è proprio sbloccato l'abbiamo chiamata Tripla di Clay Thompson, 1 su 3, subito sulla rimessa, dormita della difesa di Philadelphia che ora deve recuperare i, due, i tre punti di scarto. Ci sarebbe Embed contro Rick Barry, un'occasione per provare a sbloccarsi anche lui nella partita. Stavolta si gira bene, poi l'urlo liberatorio, i primi due della partita di Embed valgono il meno 1 Sixers 25-26. Attenzione perché Thompson ora ci ha preso il gusto, qui sbaglia la tripla e poi il passaggio Stoneruck di Embid. e la palla persa? La palla persa di Al Green. Ma co cosa sta succedendo in questa partita? La, la tripla forzata da Clay Thompson, rimbalzo e apertura in un movimento solo all'Alfonso Ford di Joel Embiid a tutto campo col passaggio baseball e poi la palla persa di, di Al Greer sulla mezza transizione. Occasione ora per gli Warriors, avanti di uno e palla in mano. Chamberlain si gira contro Moses Malone, poi chiude il palleggio Ha trovato Rick Barry, tiro in corsa contro Embiid, 28-25. Impatto nella partita da parte di Rick Berry e Warriors a più tre. Vediamo se Iverson riprende da dove aveva lasciato nel primo quarto. Dolph Shays, ci sarebbe in bid che riceve a canestro, si stacca il raddoppio. Qua giù nell'angolo c'è Greer, non lo vede in bid. Allora si riparte con Schulze che prende la tripla e poi te la fa anche notare, gli ha fatto i cigno alla panchina. Tripla di Sven Schulze che sta giocando una partita. Clamorosa, 28 pari, un minuto e mezzo alla fine del secondo quarto. Chamberlain contro Malone, un paio di finte, movimento sul perno, l'errore, il rimbalzo di Moses Malone e ora Philadelphia tira addirittura per il vantaggio hall Greer che sbaglia, stavolta un po' forzata, forse affrettata la conclusione. Rimbalzo di Berry, ultimo minuto in arrivo, è un po' silente Steph in questo secondo quarto. Mallin dai blocchi, Clay Thompson riprende l'altra tripla ancora. Ora Clay Thompson col fallo di Al Greer era stato latitante nel primo quarto due triple in questo secondo quarto di Klay Thompson che qui guadagna anche la lunetta e sbaglia il tiro libero però Klay Thompson stanno succedendo cose in questa partita 31 a 28 Schulze contro Kevin Durant taglia Malone ma non riceve ancora Schulze, ora si è un po' infangato l'attacco dei Sixers Embiid si va ancora da Schulze che deve togliere le castagne dal fuoco, qui sbaglia, il rimbalzo di Will Chamberlain, troneggiante Sotto Canestro, per ora non si è visto il duello. Chamberlain contro Chamberlain, ma Clay Thompson si palleggia sui piedi e allora al grir sulla mezza transizione. Ma sbaglia anche lui la 2 armena. Il rimbalzo di Will Chamberlain 31-28. a 28. Clay Thompson riceve il consegnato, non prende la tripla, si va da Steph contro Iverson. Ancora Thompson, tre punti con l'omaggio addosso. Rimbalzo di Malone, non segna più nessuno. Vediamo se arriverà in fondo, se ci saranno ancora due azioni. Forse arriva in fondo Iverson, one shot dalla panchina. Iverson contro Durant. L'errore, attenzione a tutto campo: non è Ben Simmons ma è Clay Thompson. Però dall'alto dei quattro anelli non vuole rovinare la percentuale. E allora si rimane sul 31 a 28. Per i Golden State Warriors un bel primo tempo, sono successe delle cose e per quel che riguarda l'MVP è molto complessa perché a 6 ci sono Steph, Clay e Durant con percentuali diverse l'uno dall'altro e poi c'è Chamberlain con 4-2 rimbalzi e un assist, 2 su 3 loro credo siano i candidati. Dall'altra parte 9 di Schulze con 2 rimbalzi, 2 assist e 4 su 6 dal campo, Iverson di fatto ha giocato solo il primo quarto sono molto curioso di vedere come si, si evolverà il secondo tempo di questa partita perché veramente gli scenari sono tutti aperti e sono due squadre queste che mi preoccupano perché il potenziale degli Warriors non ce l'ha forse nessuno in questa, in questa versione del gioco per come si gioca quest'anno con, con l'abuso del tiro da tre che viene fatto e dall'altra parte però Philadelphia è una di quelle squadre mi sembra una specie di Detroit Pistons con più margini però con più talento a disposizione soprattutto a livello offensivo Iverson a proposito di talento segna subisce il fallo di Steph e allora si riprende riparte da dove aveva lasciato nel primo quarto tre punti di Enswer vantaggio Philadelphia 76ers 32-31 Ancora Steph, attenzione perché l'ha avuta a noia, gli spara una tripla in faccia sul tentativo di recupero difensivo. 3 punti Iverson, 3 punti Stephen Curry, 32-34. Ma. Va bene, eh, Moses Malone, vediamo se si va dentro da Embiid, che ora è tornato accoppiato con Draymond Green. Allora ci ripensano i Sixers, il blocco dello stesso Embiid per liberare ancora Schulze che sbaglia, il rimbalzo di Draymond Green che piano piano sta provando comunque a entrare in partita anche non solo dal punto di vista difensivo. Steph. Dai blocchi Heidi riceve, non tira, vuole attaccare dal palleggio Sven Schulz, il tiro in corsa. L'errore: Schulz è cattivissimo e tira giù anche il rimbalzo. 32-34 Greer contro Clyde Thompson vediamo se si lavora per Iverson che qui riceve, sale Embiid a portargli il blocco, di Ensor dal palleggio contro Stephen Curry sotto per Embiid, stavolta indietro Draymond Green, sono due di Joel Embiid che è mancato tanto però a un certo punto si è acceso nel secondo quarto e ha dato il là alla rimonta dei Sixers, attenzione a Steph, si vedeva e si voleva prendere questa tripla e questa è potenzialmente l'azione più immarazzante del gioco, perché lui è l'unico e può prendersi questi tiri insieme a Russell Westbrook di OKC, però eh, Steph li segna di più e, e Westbrook li segna sempre, eh, però Steph li segna ancora di più. Vediamo, Iverson eh, risponde però dall'altra parte e ora è un duello, uno scontro tra titani da un punto di vista di talenti offensivi di livello assoluto, 37 pari. Steph per Clay Thompson, mi finisce anche la voce per commentare questa partita. Errore di Clay Thompson, rimbalzo e occasione sixers. Io a questo punto cavalcherei Iverson dopo la tripla nell'azione precedente. Sotto Malone nell'angolo, Iverson, chilometri di spazio, back to back trees. E sembra Iverson quello delle finals, eh? Io non ve lo volevo dire. Ma sembra A man on a mission, 40-37. Allen Iverson con 6 in fila, Chamberlain sotto contro la difesa. Grande giocata di Will Chamberlain. Meno 1 Golden State Warriors. Siamo quasi alla metà di un bellissimo terzo quarto. Vediamo se ci riprova ancora Iverson. Blocco di Embiid, Vuole la terza, vuole la terza. Allen, no, Allen Iverson. Sbaglia la terza tripla consecutiva. Sarebbe venuto giù tutto il Chase Center. 40-39. Curry, blocco Chamberlain, attacca, gli restituisce il pallone, segna Will Chamberlain contro Moses Malone. Il problema degli Warriors è che hanno il miglior tiratore del, della storia e del gioco e hanno probabilmente il miglior lungo della storia e del gioco, che è Will Chamberlain. Se la può lottare con Karim Abdul-Jabbar, ma insomma sono so loro per quello che si è visto nel gioco. Palla persa, bruttissima tra l'altro, di dottore che non è neanche la brutta copia di se stesso. E quindi è molto difficile giocarci perché poi tutti quell'altri tirano da tre, è un macello. Ma nonostante questo, Philadelphia è lì, ha un possesso di distanza. Stanza. Steph, blocco dello stesso Chamberlain, si prende un'altra tripla Stephen Curry, questa la sbaglia, rimbalzo di Joel Embiid. 40 Philadelphia 76ers 42 Golden State Warriors. Iverson sale Schulz e riceve, ci sarebbe il dottore dall'altra parte. Schulz vuole attaccare contro Durant Embid, il dottore, ancora Schulz, ultimi sei dell'azione. Hanno costruito poco i Sixers, Schulz col tiro in corsa contro Chamberlain, che però oscura la vallata e recupera il rimbalzo 42-40, Steph. Ci sarebbe anche Durante che riceve adesso e nell'angolo contro Embed, poi Chamberlain, dai blocchi Stephen Curry. C'ha una mezza idea di ritirare il gioco a due con Chamberlain che si appoggia. Fallo di Sven Schulze. E ora i due si stanno cercando sempre di più: Will Chamberlain e Stephen Curry. E questa è una connection che è virtualmente indifendibile da parte di chiunque. Uno su due da parte di Chamberlain, 40-43. Per i Golden State Warriors due minuti e spiccioli. È entrato Ben Simmons. Embed si butta indietro come Embed e segna. Embed come Embed 42-43. Si è visto poco nella partita. Embed però questi hanesti sono importanti dal punto di vista anche del morale. Stephen Curry c'è Durant a portargli il blocco. Vediamo se prende un'altra tripla contro Ben Simmons. Stephen Curry sbaglia. Rimbalzone di Embed. E allora Philadelphia ha. Ancora il possesso del vantaggio Non si arrendano mai i Sixers Chase, ci sarebbe Ben Simmons ma non riceve La piglia ora è contro Stephen Curry Ancora Chase, blocco di Joel Embiid Attacca, Schulze sotto Embiid Contro Chamberlain Gran canestro di Joel Embiid E avanti Philadelphia 76ers 44-43 un minuto e venti, ragazzi. Un minuto e venti alla fine del terzo periodo. Stephen Curry, un ma una masterclass di ball handling sotto per eh, Will Chamberlain. La riapertura per Mallin è accoppiato contro Iverson. Poi Steph contro Ben Simmons. Dovrà forzare. È la specialità della casa da tre punti. Stephen Curry è però è ingiocabile. Onestamente, che cosa gli puoi fare? Tripla di Steph. 46-44, i Sixers stanno compiendo un miracolo a essere ancora lì, Ben Simmons, blocco di Embiid, fallo in attacco di Embiid, i Sixers stanno compiendo un miracolo anche perché hanno Embiid che sta giocando quasi per quell'altri, 44-46, non lo so, non lo so, Babbo Quadro. C'è Tarmond anche in campo. Oltre a Mallin, Jason Richardson e Durant per i Golden State Warriors. Vediamo se si lavora per Mallin che esce dai blocchi ma non riceve. Durant, blocco di Tarmond, tripla Heidi, importante. Eh, 49-44. È onestamente molto difficile stare, stare in campo con questi perché so tutti dei tiratori incredibili tra i migliori della storia della pallacanestro. Schulze. Contro Durant, sale anche Iverson, riceve Ben Simmons, arriva in bid, doppio blocco, la catapulta infernale, Simmons in fondo, stoppato da Durant, pallone finisce nelle mani di Iverson, Schulz è ancora da tre punti con l'errore, rimbalzo di Tharmond, potrebbe essere l'allungo decisivo, Babbo Quadro da tutto campo sbaglia. 44-49, gli Warriors hanno provato a mettere il piede sull'acceleratore a son di triple in questo terzo periodo. Philadelphia ha comunque tenuto botta, deciderà tutto l'ultimo quarto: e 5 punti di distacco, Sono tanti, ma anche pochi, viste comunque le, le, la quantità di triple che si prendono normalmente queste due squadre. Rimane Babbo Quadro in panchina. Stephen Curry c'è Will Chamberlain, c'è Clay Thompson, c'è Nate Armond e Jason Richardson. Se non vado errato, per i Golden State Warriors, proprio Jay Rich contro il dottore blocco di Chamberlain, attacca Joha due gran palla di Richardson, due facili di Will Stilt 51-44 più 7 e ora c'è bisogno di Iverson secondo me per i Sixers per sbloccare l'attacco Ben Simmons nell'angolo per Schulze che capisce è il momento di forzare e si guadagna forse addirittura tre tiri liberi che giocatore prezioso e incredibile che è Sven Schulze, che ha molto meno talento di tutti quell'altro in campo, in queste due squadre probabilmente, ma è uno di quelli che sta giocando meglio, sia da un punto di vista statistico e proprio da un punto di vista anche di impatto nella partita. 3 su 3 ai liberi di Sven Schulze e ancora meno 4 per dei Redivivi vivi Philadelphia 76ers. Babbo 4. Ora c'è Schulze contro Chamberlain, chiaramente... Chamberlain avrebbe un vantaggio fisico, ma Schultz lo fa desistere e allora Babbo Quadro per il buon nome della famiglia. Sbaglia la tripla e Sven Schultz tira giù anche il rimbalzo. Se vincono i Sixers, l'MVP è incredibilmente Sven Schultz. Simmons, blocco di Chamberlain, gioco a due. Capisce tutto Babbo Quadro che recupera, questi erano due già fatti per i Sixers. Grossa difesa degli Warriors. Babbo Quadro nell'angolo per Clay Thompson, più 4 e palla in mano. Siamo agli ultimi 5 minuti. Ci riprova Clay Thompson da tre punti. Sbaglia, rimbalzone di Ben Simmons. Philadelphia in qualche modo con le unghie e con i denti nella partita. Vediamo se danno il pallone dentro a Schultz. No, Ben Simmons forse vorrebbe portare spalle a Canestro Babbo Quadro perché il vantaggio fisico è importante. Così è, si gira il gancio di sinistro di Ben Simmons. Stavolta ha, ha chiesto troppo anche per lui. 51-47. C'è bisogno di D'Enswer, Jason Richardson. Ci sarebbe Will Chandler. Li porta il blocco. Ancora Richardson. Arresto. Scarico. Richardson è il miglior passatore di questa squadra. Immotivatamente, ma è così. 53-47, due i possessi pieni di vantaggio e per ora non si vede Allen Iverson. Ben Simmons ancora, gli turlupina i pallone Babbo Quadro che poi va in contropiede e appoggia due, due recuperi difensivi clamorosi di Babbo Quadro che potrebbero decidere questa partita perché hanno generato 4 punti nel, in, in questo più 8 ora per i Golden State Warriors. Chamberlain. Nell'angolo per Greer, sotto per il dottore, anche lui latitante. Contro Jason Richardson si butta indietro. Anestro da campione di Julius Irving, immediato time out Golden State Warriors, perché non vogliono fare entrare in partita. Quello che comunque è uno dei giocatori più forti di sempre. Io mi rendo conto che in questo gioco sia inaffrontabile. Ma Julius serving. Comunque. 55-49. Ora sono tornati praticamente tutti i titolari, da una parte e da quell'altra. KD sui blocchi sotto, capisce tutto. Moses Malone. Grande difesa e grande recupero dei Sixers che ora vogliono. Attaccare con Ivertson, arresto e tiro quanto importante sarebbe stato questo canestro di Iverson e invece ora gli Warriors hanno il più 6 e palla in mano, ancora Durante contro Schulze, giocata di talento e di classe incredibile di Kevin Durant di nuovo per il più 8 dal possibile meno 4 al meno 8 in neanche 5 secondi per Philadelphia 76ers blocco di Embiid Schulze dal palleggio sotto capisce tutto Draymond Green i Warriors paradossalmente con la difesa Stanno segnando questa partita. Clay Thompson per Durant, ancora Draymond Green dalla punta, su di lui c'è Embiid, sale Steph che non si prende la tripla. Sotto per Chamberlain, 1 contro 1 contro Malone, si stacca il raddoppio, si butta indietro, sbaglia, rimbalzo di Al Greer. I Sixers sono comunque vivi a meno 8 e palla in mano. Iverson, c'è bisogno che si riaccenda, tiro dalla media, long two di answer, meno 6, gran partita comunque di Iverson, ha avuto dei momenti in cui si è un po' estraniato dal contesto, ma in generale è stato forse il più positivo dopo Schultz. 57-51, ancora Chamberlain nella difesa, il raddoppio, ma Chamberlain è semplicemente più grosso di tutti, Draymond Green, da tre punti. E questa potrebbe assomigliare alla tripla della vittoria, eh? il canestro alla Robert Torri di Draymond Green, che è tipo il primo tiro che si prende nella partita. 60-51 più 9, tre possessi a mia memoria per la prima volta. Iverson per è importante, forse un fallo su Algreer, non gli viene fischiato da Carmelo. E allora gli Warriors hanno il possesso. Addirittura della doppia cifra. L'errore di Clay Thompson. Il rimbalzo di Chamberlain, Durant e poi Draymond Green. Ora giocano anche col cronometro. Clay Thompson blocco di Draymond Green, tripla Clay Thompson per la partita, l'errore, rimbalzo Moses Malone, 1-26. Devono affrettare le conclusioni ora i Sixers. Greer sotto per Embiid, si va da Iverson col tiro difficile nel traffico da parte di Dienser e ora diventa molto difficile più 9 palla in mano per gli Warriors. Chamberlain contro Embiid, ancora il raddoppio, il problema è che se raddoppi Chamberlain c'è un tiratore che si libera e quei tiratori si chiamano Kevin Durant, Klay Thompson e Stephen Curry. Probabilmente su questa tripla si spengono le speranze di rimonta dei Philadelphia 76ers che comunque hanno giocato una partita incredibile e questi hanno un arsenale spaventoso, ragazzi, per cui sarà veramente difficile buttarli fuori da questa run di playoff. Vediamo come se la giocano gli ultimi possessi i Sixers ci prova ancora Iverson e segna ancora Iverson partita mitologica da parte di De Anzuer che entra nella leggenda però non è bastato, probabilmente vincono i Golden State Warriors io devo comunque fare i complimenti a Matteo perché ha fermato la cavalcata di Detroit e ha dato del filo da torcere comunque agli Warriors che, ripeto, ora ve lo posso dire perché tanto si è già scelto, io ero fortemente indeciso perché secondo me gli Warriors sono la squadra più forte del gioco il problema è che erano molto bassi e io in classifica e quindi io avendo la prima scelta non me la so sentita poi di dover giocare 5 partite e di doverle vincere tutte e cinque per arrivare all'anello è stato molto coraggioso Giovanni e ora vediamo come finirà nel frattempo questa partita qui con buona probabilità finisce 63 a 54, la vittoria dei Golden State Warriors che quindi accedono a gara 5 dei playoff del torneo dei sub sabato prossimo battendo i Philadelphia 76ers. E sono curioso anche di andare a vedere quelle che sono le statistiche a livello individuale per capire un minimo l'MVP. Prima volevo vedere anche 8 su 16 dei Sixers, 12 su 28. Perché non è solo che tirano bene gli Warriors, è che tirano anche proprio tanto. 28 triple, ragazzi, ma 28 triple è incredibile. Allora, di qua 22 di Iverson, che però non può ambire ai 30 di valutazione perché non ha fatto altro. Eh, gran partita da parte anche di Sven Schulz. 12, 5, 3 rimbalzi. È mancato in bid anche se ha fatto 8-5 rimbalzi, 2 assist e è mancato tanto, è mancato tanto Julius Irving. Due punti, due palle perse in 11 minuti è, è troppo poco per un giocatore del genere. 6 rimbalzi di Moses Malone. Di qua, allora, io credo che sia Chamberlain perché mi sembra... Aspetta, dunque 15-2 e 2 fa 17, meno 1 fa 16, meno 3 fa 13 meno 1 fa 12, scrivete 12 Stephen Curry. Durant fa 16, 17, 18, 17, meno 4 fa 13. 13 di Durant per ora. Però poi 14, 7, 21, 24, meno 2 fa 22, meno 3 fa 19, meno 1 fa 18. Eh, Will Chamberlain. 18 di Will Chamberlain. 18 di Will Chamberlain. Babbo quadro clamoroso in 8 minuti: 6 punti, un rimbalzo, 2 assist e 2 recuperi. Partita e impatto clamoroso dalla panchina. MVP Will Chamberlain. Risultato finale: 63 a 54 e allora andiamo a aggiornare allora Golden State Warriors 63 Philadelphia 76ers 54 quindi qua giù qua su anzi ci arrivano i Golden State Warriors ci mettiamo questo e ci scriviamo Giovanni questo si mette di qua qui bisogna levargli questo cosino e invece bisogna metterlo di qua 025 Quindi, settimana prossima avremo i Boston Celtics di eh, Sette Gianni contro i Golden State Warriors di Giovanni Freda e sarà il numero 3 contro il numero 4, per cui la formazione la dovrà dare prima Sette Gianni e poi dopo vedendola, avendo la possibilità di vedere quella di Sette Gianni, la potrà dare Giovanni Freda. Sarà una sfida molto interessante, però ragazzi, ora tutte sono molto interessanti, perché poi rimangono i Bulls, i Lakers e gli Yoklama City Thunder di Russell Westbrook, per cui comunque, allora, Filadelfia arriva a quota 3 e i Golden State Warriors arrivano a 4-4. Tra l'altro, c'è anche questo aspetto che non abbiamo menzionato fino a ora. I Warriors sono imbattuti nella, in stagione, e questo mi fa molta paura a me. Che, che, che comunque potrei doverli affrontare. Vedremo nel frattempo, i Sixers diventano rossi. Di qua Will Chamberlain arriva a quota 3. E eh, diventano invece rossi tutti i giocatori dei Sixers, per cui Sven Schulze, poi ci abbiamo Allen Iverson e poi ci abbiamo Joel Embiid, perché nessuno di questi chiaramente può più vincere il titolo di MVP qui fammi riordinare la rosa con Will Chamberlain che arriva insieme a MJ e Shaquille O'Neal, quota 3 MVP personali e eh, che, vi devo dire? che vi devo dire? Sam Jambra non vede, no, si dovrebbe vedere. Gli altri non mi hanno detto nulla. Penso che sia un problema tuo. Prova un po' a ricaricare. Eh, si dovrebbe vedere almeno qui. Non mi segnalano poi problemi particolari. Pianigiani ha già detto che il titolo è degli Warriors. Confermo, l'ha chiesto Raffaele. Confermo, mi è arrivato un messaggio poco fa dopo aver visto questa partita. Pianigiani è già schierato apertamente. E non, non c'è niente da fare. Insomma, si, si gioca per, per il secondo posto che tra l'altro è degli Olomasi City Thunder perché sono già in finale quindi no, non c'è più, più niente da fare a, Giov a Giovanni gli dava non raggiungibile quando ha provato a chiamare Simone perché era al telefono con me Simone è per questo che non funzionava Va bene, va bene, gufate a parte, siamo entrati nel vivo, si è esaurita la prima metà di playoff, le prime quattro partite e ora mancano le seconde quattro, che però sono le più importanti, per cui sarà molto molto interessante vedere che cosa succederà a partire da sabato prossimo Boston Celtics contro Golden State Warriors. Nel frattempo si era abbonato Tommaso 289, ventiduesimo mese. Saluto, ringrazio di cuore mi pare che non ci siano messaggi allegati quindi soltanto grazie e niente signori siamo arrivati per cui io vi ringrazio per esserci stati e vi ricordo questo è molto importante che domani ci sarà la, il primo episodio della nuova serie di gaming sul canale dategli una chance io, io chiedo solo questo dategli una chance e poi vediamo, vediamo come va Ride? No, io non ho niente qui per fare il ride, eh, però non saprei neanche a chi farlo sinceramente in questo momento, per cui magari ci si organizza meglio per settimana prossima. Eh, a che ora? Eh, domani io credo alle sette e mezzo perché comunque con le serie 9 ci vuoi copiati di piombo sicuramente ci saranno mille cose che non funzioneranno il gioco remerà contro quindi voi sapere quanto mi ci vorrà per registrarlo per cui credo domani alle 7 e mezzo e nella prossima live esatto, eh, fa bene Mega Ultra Pollo a ricordarmelo c'è una novità eh, di, di, che, con, con cui, di cui parlerò con alcuni di voi in questo weekend. Basta, non vi dico più nulla. Eh, rimanete in attesa e, e vedrete tutto a partire dai prossimi giorni. Passate un buon weekend. Noi ci vediamo comunque domani sera sul canale YouTube. Ciao.